il concetto di libido, che è un gioco di parole, quasi una battuta. Il concetto di ibrido è sempre un po' imbarazzante, perché è mutante, un po' come gli anfibi, la cosa ibrida. Cioè, i libidi sono i mostri, no? Quindi non basta più avere il testo scritto in un modo così lineare, sequenziale, eccetera. Hai bisogno di aggancio, hai bisogno appunto, come se tu stessi parlando di paesaggio, di punti di riferimento. Allora deve essere scritto, per questo che deve essere scritto in un altro modo. Perché mentre la scrittura, diciamo, ha inciso la memoria, cioè c'è un rapporto tra la memoria dell'Occidente e la scrittura, internet visualizza la scrittura ma ne impedisce la memoria. In qualche modo. Oppure memorizza decentrandola rispetto al nostro tempo. Quando parliamo di testo, parliamo di libro, è legato ad una cornice. Sta cornice, non dico è rotta, si sta espandendo, si sta ridefinendo. Abbiamo parlato di web. Beh, intanto Antonio, la cosa interessante delle pagine è il fatto che sono liquide. Probabilmente trasformare un testo in una struttura liquida significa fargli prendere le ragazze le abbiamo perse. Diverse. Ecco, tu ti stai occupando di un sistema editoriale di blog, sì. di giornalismo partecipativo. Sì, l'evoluzione del blog. Che dacci un'informazione sulle caratteristiche. Comunque vuol tenere un po' insieme l'editoria tradizionale del giornale e quindi rifarsi. Quindi riguarda il giornalismo solo o no, secondo te? È solo giornalismo? No, tu hai da un lato il social e quindi chiunque che in qualsiasi momento, in tempo reale, fornisce informazioni. Dall'altro lato c'è il sistema un po' autoreferenziale del giornalismo tradizionale, per quanto riguarda almeno il giornalismo. E allora siamo sempre su due opposti, no? Bisogna trovare l'ibrido, che potrebbe essere, dal mio punto di vista. Dov'è il punto, secondo te? Poi andiamo. Il punto è, secondo me, comunque conservare da un lato la professionalità, e però l'ordine deve necessariamente riformarsi. Sì. E dall'altro lato aprire la partecipazione. Questo lavoro che sta facendo Fedele, noi lo chiamiamo il visual thinking, anche se Fedele lo chiama delle volte il muro nomade, perché spesso lo fa su rotoloni di carta che iniziano a muoversi nelle stanze, cioè i rotoloni, sai, quelli da... Ce n'era anche uno qui, l'abbiamo portato perché si pensava di utilizzarlo, e iniziano a svilupparsi. La cosa che è interessante, quando si ragiona, quando si pensa, noi teniamo fuori il testo, anche se parliamo. Questa è una cosa che è interessante, abbiamo parlato prima di che cos'è un testo. Un testo è un paesaggio, è un testo, cioè il modello semiotico, Gremas, ma non solo, hanno qualche modo rotto, cioè tutto un pensiero che ci ha dimostrato che il testo non è solo alfabetico. E forse quando parliamo di librido riguarda fortemente questa cosa. L'idea del muro nomade è quella di un cantastorio al contrario, il foglio che si arrotola e si porta, è come se, insomma, invece di leggere le storie, si scrivono le storie attraverso le persone. Perché quando parliamo di libri e libri di mutazione delle tecnologie, perché il libro è stato a suo tempo una tecnologia, stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe essere funzionale alla nostra evoluzione. Anche l'identità si evolve, cioè noi siamo passati attraverso una dinamica, però l'abbiamo visto mi sembra prima con ancora il molto presente. Io non so dove si può, però la cosa che mi piace poter pensare è che il concetto di identità sia funzionale alla dimensione di comunità. Quando parliamo di cultura, di che cosa stiamo parlando?